Sono siciliana, mi sono trasferita a Milano circa 15 anni fa e per questo motivo gli ultimi Natali li passo principalmente a Milano perché preferisco stare qui con i miei amici o avere i miei familiari che vengono dalla Sicilia a visitarmi. La zona dei Navigli resta una delle zone preferite mie di Milano, ho sempre vissuto qui da quando mi sono trasferita in questa città. Ed è come un piccolo paese, c'è l'ufficio postale, il negozio di fiori, il mercato comunale, la pescheria, il bar della zona, per cui alla fine è come essere in una piccola comunità all'interno di una metropoli. Qui sono Navigli, c'è il mercato comunale nella Darsena, dove si trovano sia prodotti come frutta e verdura di stagione freschissimi, sia carni o formaggi. Di solito vado a prendere i formaggi da Gustibus e quando ho bisogno di carne vado da Ticinese Carni. In Sicilia la sera della vigilia di solito mangiamo pesce come piatto principale e ho questo punto di riferimento a Milano che si chiama Pesciolini in corso di Porta Romana, dove vado a farmi consigliare per scegliere sempre il meglio per preparare i miei piatti. Non sarebbe Natale senza le decorazioni perché riescono a trasmettere il calore delle festività anche durante l'inverno, per cui vado in giro a cercare, ma poi alla fine vado sempre a prendere le mie decorazioni dal negozio di fiori dietro l'angolo. Ormai mi sento a casa a Milano, i miei punti di riferimento qui in zona Navigli, il negozio di fiori, il mercato e anche il bar dei Cherubini dove vado spesso a fare colazione, scherzando dico che è un po' il mio secondo ufficio perché è un momento per staccare e spezzare la giornata. Mi piace invitare i miei amici e i miei familiari a pranzo e a cena e organizzare tutto dall'inizio alla fine, andare a comprare gli ingredienti per preparare il pranzo, andare a prendere le decorazioni e l'albero di Natale e fare in modo che tutto sia perfetto quando loro vengono qui per celebrare questo momento insieme, perché alla fine Natale deve essere anche un momento di riunione con le persone a cui vogliamo bene, i nostri cari.